Cerchietta, zona infetta da partigiani. Il sentiero dei nidi di ragno passa la storia di un giovane uomo, passa la scelta di chi se n'è andato sui monti per la resistenza. Erano i mesi del dopo settembre quando il re fuggì sulla nave. Furono anni di lutti e dolore, di coraggio e di patimenti. Quante sono le strade che partono dai nidi di ragno? Qual è stato il prezzo pagato per chi ha scelto di andare a lottare? Portami ancora là, dove il vento è pronto a soffiare, a trovare ogni passo perduto lungo il sentiero dei nidi di ragno. Uomo contro uomo, il furore che cresce nel cuore, il mondo si divide e la guerra non lascia parole. Italo sogna un futuro dove non si dovrà più sparare, ma intanto seduto al bivacco coi compagni pulisce il fucile. Quante sono le strade che partono dai nidi di ragno? Qual è stato il prezzo pagato per chi ha scelto di andare a lottare? Portami ancora là, dove il vento è pronto a soffiare, a trovare ogni passo perduto lungo il sentiero dei nidi di ragno. Sentiero dei nidi di ragno, nasce la storia di questo paese, nasce dal fuoco della rivolta e dal sogno chi non si arrese. Chi è arrivati al Palazzo della Noce, dove adesso c'è la biblioteca. E vedremo il giorno 20 entrare dalla porta dell'ospedale ricovero che rimane di fronte. Noi eravamo alla finestra sempre a guardare se c'erano tedeschi o altro, e vedremo tre militari inglesi, dai quali uno aveva la radio, che non era il telefonino ma una cassettina, e avvisarono che andava anche incontro il comitato di liberazione, qualche persona che adesso non ricordo io, perché quando vedemmo ci fu un po' di marasma, di curiosità, e portarono anche da bere questi tre militari. Poco dopo passò una formazione aerea che andò a sganciare poi a Bagnarola, dove ci furono parecchi morti perché colpirono un rifugio che era un adulto coperto di paglia, il bombardamento gli schiacciava dentro.
io abitavo a Bagnarola e a Milgia e eravamo sfollati con l'ospedale di Putrio nei palazzoni giù di Mardassi, che dove adesso c'è la, come si chiama? L'Accademia dei Notturni. Ecco, allora noi eravamo lì e fummo svegliati al mattino dal fuoco che entrava dalle finestre, perché avevano bombardato all'esterno dell'ospedale e avevano incendiato il palo di paglia. Quindi ha detto il fuoco dalle finestre, andavamo fuori a spegnere questo fuoco. Intanto che eravamo fuori, arrivò un caccia, sì, Rastar, che mi tagliò, capito? E mi viene un po' la pelle d'oca a pensarci. Va bene. E dopo un po', questo qui andò via, noi riuscimmo a spegnere il fuoco, e poi noi lo uscimmo e ci arrivarono in Zavallesia, e così. Io avevo 14 anni, ero piccolina, però mi ricordo la notte, l'ultima notte fu tragica, eravamo in un rifugio, noi abitavamo a Riccardina, nella campagna di Riccardina, un po' più a ovest, e mi ricordo che fu una notte tragica, l'ultima notte, piena di granate, che mio zio mi diceva, vedrai che si scaldano i cannoni, vedrai che si smettono, invece purtroppo no. Però un bel ricordo la mattina, uno dei nostri anziani, non mi ricordo se era mio papà o mio zio, uscì per vedere cosa succedeva e c'erano già i neozelandesi. Una bellissima mattina, tutti vestiti bene, tutti fuori, là, che ci offrirono cioccolati, ci offrirono caramelle, a noi ragazzini. E da noi c'era la contraerea dei tedeschi e sparavano, e allora questa cicogna voleva mitragliarla, e dopo hanno preso un po' anche la nostra casa, ma non ci ha fatto niente, eravamo in rifugio, e la notte lì che sono arrivati gli olandesi, avevamo quattro tedeschi giù in rifugio con noi, era a casa mio fratello, li prese, poi li porta fuori e dice, vieni ma che ci sono arrivati i tuoi amici, li disarmò. E poi dopo, sì, dopo il mattino, abbiamo visto che erano tutti lì, mezzi negri, e poi è passata così, poi sono andati avanti così. Sono lì alla casa, sono andato su da Manini. Quando vengo giù, vedo un carro armato. C'è il carro armato. Allora dico con signore, mettete fuori un lenzuolo che ci sono i soldati inglesi. Allora mette fuori il carro armato, va sulla strada provinciale e torna indietro, viene dentro lì da noi, dove ero io. Venne dentro, saltò giù un ufficiale, poi c'era neanche in 3 o 4 salto giù. Il giorno della liberazione, nel periodo della liberazione, io abitavo a Vedrana in via Lumachina numero 1, proprio all'inizio di quella strada da cui è passata la quinta armata. Quello che si è visto da casa mia è questo. Intanto noi avevamo costruito un rifugio. In casa nostra intanto c'era una quarantina di persone in quei giorni lì, perché era stato costruito un rifugio, ma si era allagato e si riteneva che casa nostra, la cucina di casa nostra, fosse il posto più sicuro, in quanto abitavamo al Palazzo Guernelli, altissimo, di fronte c'era la stalla del contadino, di fianco la cascina, quindi era un posto sicuro. Ricordo che c'era una grande distesa di materassi su cui noi saltavamo tutto il giorno, noi bambini. Eravamo 10 bambini, una trentina di adulti, perché si era radunato lì un po' tutto il vicinato, anche perché in casa nostra era una delle poche case in cui non c'era neanche un tedesco, e tutta la gente aveva approfittato per portare le poche provviste che aveva in casa, quindi era una specie di comune. La mattina della liberazione eravamo tutti in casa, mio padre aveva trovato il giorno prima un sacchetto di farina da un contadino, fortunatamente,
perché da giorni si era senza pane, non c'era più niente, si era proprio alla fame. E aveva acceso il forno presso il forno del contadino che stava a 50 metri di distanza. Intanto che stava chiamando mia madre, mia nonna e tutte le donne che avevano preparato il pane a casa, vide che loro facevano dei cenni da casa, come dire, no, 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 guarda, guarda cosa c'è lì. Infatti dalla via Lumachina, ma anche attraverso tutti i campi, stavano venendo avanti un po' in ordine sparso tanti soldati che loro hanno sempre chiamato i muretti. Probabilmente erano l'avanguardia dei francesi, penso fossero marocchini, algerini. Quelli sono stati i primi che noi abbiamo visto lì. E naturalmente sono andati incontro a mio padre con le armi spianate chiedendo se c'erano germanici. E lui ha detto no, 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 si è messo ad abbracciare. Mio padre non aveva paura perché aveva fatto 4 anni di guerra nel 15-18, non aveva paura di niente. E però le donne si nascosero tutte perché purtroppo si sapeva che al passaggio del fronte si correvano anche dei rischi. Arrivarono lì nel cortile, furono accolti insomma dalla gente che faceva festa, intanto cominciarono a passare i carri armati. Effettivamente la Quinta Armata è passata da lì, da via Lumachina, perché era l'unica strada che metteva direttamente in comunicazione con via San Salvatore, da dove avanzava il fronte che era partito dal Senio, quindi si procedeva da est a ovest. Eppure felici avevamo vent'anni, un bel ponte oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il Dice, guardi che ho saputo, ho sentito che dentro stasera devono partire tutti i tedeschi qua. Parte tutto, mio padre, oh, sono contento. Dice, ma piano, perché non hanno il carburante. Loro hanno pensato di sequestrare tutte le mucche qua vicino. E poi leggono i camion uno vicino all'altro, come ogni 2 mucche c'erano 4 camion. Loro, verso le 4 o le 5 della sera, arrivarono un tedesco con 2 mucche là. L'altro giorno si chiama 8 mucche. O perderemo le mucche. Cioè, no, ma il tedesco, devi venire tu con mio padre. Tu papà, c'è cioè, mamma, babbo, papà, tu mucche. No, tu mucche, venire con noi. Con noi. Lì ci fu una disputa anche con mio fratello, con suo figlio Ito, che è ancora al mondo, che dice, babbo ci vado io sono più giovane, se vedo il momento di scappare, scappo via, lascio le mucche, buonanotte. Poi ci vado io, insomma, fede che ci andò mio fratello, la notte non si dormiva mica. Lì verso mezzanotte, l'una, sentivo chiamare, sembra Itolo. E di fatto vado alla finestra, non portava che avesse la finestra perché non c'erano più vetri, non c'era più niente, andato al balcone. Beh, era lui che chiamava i contadini dove passava, che sapeva dove doveva andare le mucche, capito? Tornavano a cercare un riparo. La notte i soldati armati di mitra sono andati casa per casa. Avevano l'ordine di uccidere tutti, uomini, donne e bambini.
c'era sotto un rifugio, sotto la chiesa vicino al campanile. Andarono dall'arciprete, il padre Tinti, a dire: sgomberate in fretta che facciamo saltare il campanile. E lui disse: se facciamo sgomberare che ci saranno tra bimbi, vecchi, così un 100-200 persone, facciamo un macello. Non disse niente e rimasero là. E Dio volle insomma che crollando lasciò libero le uscite, là dentro fu gran paura, ma nessun morto. E allora avevamo degli sfollati che lavoravano all'ospedale e la notte dormivano lì. Nel venire a casa trovarono un foglietto che diceva: cittadini che abitano vicino Idice, andate via perché il nemico si è postato dietro le sponde dell'Idice e noi, se vediamo che resiste un po', noi facciamo terra bruciata, andate via. Allora dico, la mattina, alla sera, era già sera, andarono via domattina. Abbiamo preparato due o tre sacche di vestiti, uno aveva un prosciutto, secondo. E allora la mattina, quando sono le 8, invece arrivarono altre due o tre caccia e giù, noi eravamo là in rifugio. Allora, poi siamo scappati, io, mio fratello e mia madre. C'era un gruppaio che sparava da là, veniamo qua, in crisi da qui, eravamo rimasti tra i fuochi, capito? Finalmente arriviamo a Budgio. Quando siamo lì, dove c'è la banca di Cassa di Risparmio, di fronte alla chiesa, c'erano due tre tedeschi lì con un fucile, ci paravano indietro. Dovevamo andare all'ospedale, che c'era il rifugio, perché l'ospedale era il rifugio più sicuro che c'era, perché difficilmente bombardavano gli ospedali. Tutto un tratto, sembra proprio una lepre, scappò via. Come facciamo un passo per attraversare la piazza, bisogna saltare il campanile. Lì non vedemmo più niente, c'era una polvere, arrivavamo nella contrada di via Garibaldi, lì, allora si vedeva, andare all'ospedale, mia mamma, poveretta, faceva degli urli, aiuto, aiuto. Finalmente si aprirono la porta. Sentì tutto un frastuono di giù, a tremare, tutto. Corsi su e vidi tutto il polverone del campanile che era stato abbattuto, e corsi giù e dopo arrivarono quella famiglia di trombetti, tutti pieni di polvere e riconoscibili. I bambini vivevano in questo clima di terrore dei bombardamenti che potevano venire da un momento all'altro. Io ricordo, ho un flash soltanto, però ricordo lo stato d'animo e la preoccupazione nei visi degli adulti che invece di dare protezione e rassicurazione nelle situazioni drammatiche non riuscivano a trattenere il loro terrore, la loro preoccupazione per sé, per i figli che avevano lontano da casa, di cui non sapevano niente, di cui non sapevano se erano vivi o morti. Quindi noi bambini, anche se non sapevamo la causa della guerra, quando era cominciata, quando sarebbe finita e tutte le vicende annesse, vivevamo in questo continuo terrore che leggevamo negli atteggiamenti, nei comportamenti dei bambini. Ricordo per esempio quando una notte arrivarono i Bengala, una impressione terribile a livello visivo, questa luce esagerata, considerate che allora non si era abituati a quelle luci delle città, dei paesi che abbiamo adesso, quindi vedere queste luci esagerate nel cielo che annunciavano qualcosa di terribile e di drammatico. Infatti i Bengala servivano agli alleati per individuare gli obiettivi da colpire. Mi è rimasta qualche paura di quei momenti della guerra. Io pertanto a tutt'ora, quando passano delle formazioni di apparecchi, mi si accapponano la pelle. Ci ritirano le spalle. 60 anni fa dei giorni cominciavano la mattina per andare a bombardare in Germania. Continuamente, tutto il giorno,
formazioni di apparecchi che, guardando a destra e a sinistra, è vero, coprivano il cielo e andavano verso la Germania, queste formazioni. Questo rombo tuttora a me si accapò nella pelle quando si accede alle formazioni. Dove vi nascondavate per proteggervi dai bombardamenti? I contadini generalmente facevano il rifugio all'aperto lungo una piantata, utilizzando i rami degli olmi che sostenevano la vite, utilizzavano del fango, della terra che prendevano dalle cave d'aria, portavano della paglia e facevano delle specie di trincee, dei tunnel sotterranei. Io so di un contadino dove mio padre andava a prendere il latte, che aveva fatto un rifugio anche per due mucche, tant'è vero che era l'unico contadino della zona in via visita che aveva ancora le mucche, perché i tedeschi le acquisivano tutte e le portavano via. Questo successe subito prima della liberazione, e però cadde una bomba, era appena nata una bambina, morirono i due genitori, la bambina si salvò e mio padre andò a mungere, era andato a prendere il latte e andò a mungere lui le mucche, perché loro erano nella più completa disperazione, non c'era grande possibilità poi di rifugiarsi. Nella Viase, per esempio, successe un fatto clamoroso, un'ambulanza, non so se sappiate che i tedeschi si servivano purtroppo delle ambulanze per trasportare armi e munizioni, gli alleati lo sapevano e tante volte bombardavano anche le ambulanze, pensate un po', nonostante ci fossero degli accordi che lo proibivano. Un'ambulanza venne colpita proprio il giorno stesso della liberazione, il giorno prima, cercando di sfuggire all'aereo che cercava di bombardare e di colpirla, si conficcò in mezzo alla paglia di un rifugio, il rifugio prese fuoco e ci furono dei morti. Questo è successo nella Viaggia. Come avete festeggiato e come festeggiate ancora adesso il giorno della liberazione? Come festeggiavamo insieme noi? Ricordo che io, no, la mia famiglia aveva la cucina appena dentro della porta a sinistra e misero una damigiana di vino sopra la tavola con tutto dentro, fuori qualche arrivato, questo tubo andava di per terra guardare il vino. Quel giorno lì arrivò in una motocicletta che era Gino Scannabissi. Allora venne a prendere mio fratello, che era arrivato a casa, che era poco, al disse: dai che ci sono gli alleati che ti vogliono a Budrio. E allora dopo arrivò a casa vestito da tenente, che gli dettero i gadi da tenente. Era stato premiato, sì. Per quanto ne so io, questo Scannabissi fu quello che, a proprio rischio pericolo, andò all'Olmo, dove c'erano gli alleati, a dire che Budrio era libera dai tedeschi, perché gli alleati minacciavano di bombardare a tappeto Budrio se ci fossero stati tedeschi. Lui andò e forse per questo fu premiato in questo modo. Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Italia che è in mezzo al mare, Italia dimenticata e da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia!